Sempre c'è festa oggi pomeriggio nella scuola secondaria Gandiglio a Fano. È stata infatti arricchita e ampliata la biblioteca scolastica grazie al progetto Crescere con le parole giuste, promosso dalla Mediateca Montanari e dal Comune di Fano. E in più è stata istituita la giornata della creatività per valorizzare lo spirito artistico degli studenti. Quest'anno è la seconda edizione e il tema è stato l'arte rifiutata. Le classi seconde hanno realizzato dei lavori con materiali di recupero, prendendo spunto anche da opere celebri che sono state rivisitate, come la Gioconda di Leonardo da Vinci che indossa una maschera di carnevale o la Venere di Botticelli mentre ascolta la musica dalle cuffiette. Lo scopo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare i ragazzi al riciclo e alla cura dell'ambiente, utilizzando materiale diverso dalla pittura, come semplici oggetti che si possono trovare in casa o in soffitta, per ridare loro nuova vita. Oggi fate festa perché sia la giornata della creatività che della biblioteca scolastica. Sì, esatto, infatti in questa giornata si conclude un progetto e ne inizia un altro, nel quale la biblioteca verrà ampliata con 50 libri per un progetto Fano Città che Legge. Oggi pomeriggio ci sarà la giornata della creatività, una giornata tutta sotto il tema del rifiuto, quindi l'abbiamo intitolata L'arte rifiutata e abbiamo fatto i nostri lavori con oggetti riciclati. E in cosa consisterà la giornata della creatività? Allora, ogni gruppo, piccoli sottogruppi, hanno appunto creato le loro opere e ognuno presenterà il suo disegno, la sua scultura in un modo particolare, proprio perché ognuno ha interpretato l'arte del rifiuto in un modo diverso. In relazione al progetto della creatività abbiamo lavorato con le nostre insegnanti cercando di realizzare dei progetti interdisciplinari. Ad esempio, con la nostra professoressa di italiano ci siamo soffermati sul valore denotativo e connotativo della parola. Ci siamo basati sulle metafore e sulle similitudini, producendo dei testi liberi per poi trasporli in immagini, in disegni. Occhi fuori dalle orbite. Qui grilli per la testa e mari di guai. Gli alunni della prima B, prima D, prima G, seconda D e seconda F, coordinati dalla professoressa Erika Roccato, si sono alternati in letture ad alta voce di brani tratti da libri relativi al tema del rispetto. I testi, oltre a essere letti, sono stati presentati dagli studenti insieme a delle performance, come spettacoli e recite. Punto che accadde una cosa incredibile, un fatto straordinario. Gli occhiali e un portamento dignitoso. È una donna di colore. I ragazzi si sono impegnati tantissimo, hanno imparato tante cose, soprattutto l'amore nei confronti dell'ambiente, perché l'arte rifiutata è proprio per far riflettere su queste tematiche importanti. Arte, nel vero senso della parola, sono veramente dei piccoli grandi artisti che stanno venendo fuori. Hanno messo molta, molta parte di loro in tutto quello che hanno fatto e io sono molto, ma molto fiera dei miei ragazzi in generale. Quindi ringrazio naturalmente tutti gli altri colleghi che hanno collaborato, ma soprattutto grazie ai ragazzi e, consentitemelo di dire, grazie ai genitori che ci sono dei genitori veramente speciali che hanno accompagnato i ragazzi, che li hanno assistiti, insomma ecco, bisogna dare a Cesare, come si suol dire, quello che è di Cesare e dare alla scuola quello che è da dare alla scuola in questo caso. I ragazzi hanno realizzato anche delle magliette con delle frasi scelte da loro sul valore della lettura.